di cui il Comune di Pesaro è partner, e farò alcune domande sui cambiamenti climatici a degli studenti del liceo classico Mamiani di Pesaro. E abbiamo i primi studenti. Buongiorno. Salve, mi chiamo Margherita e sono della terza C del liceo classico Mamiani. Buongiorno Margherita, e poi abbiamo un altro studente. Salve, sono Enrico Maria Gennari della quarta classico Mamiani. Buongiorno Enrico. Ecco, la domanda che volevo farvi oggi è: che cosa sapete dirmi dei cambiamenti climatici? Prego. Il cambiamento climatico è un fenomeno che fa sì che gli eventi atmosferici si monsonizzino e quindi diventano sempre più estremi e i cambi tra l'uno e l'altro sono sempre più repentini. Possiamo assistere per esempio a delle ondate di caldo improvvise, seguite subito dopo da delle ondate di freddo anomale, che portano quindi ad alluvioni, a valanghe e a delle catastrofi anche per l'uomo. Ciò inoltre va a cambiare anche diciamo l'ambiente e l'habitat in cui vivono le specie vegetali e gli animali, che quindi si trovano in pericolo. Questo va a modificare profondamente l'ecosistema, che è un equilibrio che, come sappiamo, è molto delicato, e di conseguenza anche a minare tutta l'economia su cui si basano molte delle produzioni umane. E per esempio, purtroppo è di questi giorni la notizia che ben 1 milione di specie, animali e vegetali, sono a rischio di estinzione, e la colpa è proprio dei lavori e delle distruzioni che sono appunto opera umana. Infatti stiamo vivendo nella sesta estinzione di massa, il che significa che si ha un aumento della CO2, ovvero l'anidride carbonica, in un tempo geologico relativamente breve e per la prima volta in assoluto è colpa dell'uomo. Questo porterà il pianeta a un collasso che metterà a rischio la stessa sopravvivenza della specie umana. E quindi, visto che appunto la Terra ha pochissimi anni, tra i 10 e i 20, dobbiamo assolutamente sbrigarci a fare qualcosa. Sì, ecco, fino adesso l'aumento della CO2 è stato causato principalmente dall'uomo, quindi dall'utilizzo smodato di carboni fossili come petrolio e derivati, che vengono utilizzati per le industrie, ma anche per azionare macchine, aerei, treni e quant'altro. E, il problema è che appunto in un lasso di tempo di 10-20 anni si scioglierà il permafrost, uno strato di terreno ghiacciato che contiene sotto di sé una grande quantità di metano che verrà rilasciato quindi nell'atmosfera. A quel punto il cambiamento climatico diventerà irreversibile, perché diventerà un fenomeno naturale, non più causato semplicemente dall'uomo. Quindi andremo incontro appunto a una nuova estinzione di massa. Ora, l'unico modo che probabilmente abbiamo per evitare questo terribile scenario è quello di cambiare in maniera molto repentina il nostro modo di vivere, quindi cercare di consumare meno e soprattutto, anche quando consumiamo energia, di non consumare energia derivante da carboni fossili e simili, ma di cercare fonti di energia più pulite, fonti di energia rinnovabili come quella solare o idroelettrica o eolica, e quindi cercare di ridurre al minimo l'impatto che abbiamo sull'ambiente, che fino ad oggi è stato enorme. Grazie per le vostre risposte. Ora proseguiamo con altre domande e altri studenti. Bene, proseguiamo con le domande. Abbiamo con noi altri due studenti, sempre delle classi terza C e quarta A, a cui faremo una domanda più legata alle azioni che possiamo mettere in atto noi, insomma. Buongiorno, presentatevi un momento. Io mi chiamo Elena Benedetti e sono della terza C del liceo classico. Buongiorno, io sono Alessandro Paio del Vedovo della quarta classe. Grazie. La domanda che volevo farvi è: quali azioni state mettendo in atto tutti i giorni o vorreste mettere in pratica per dare un contributo a ridurre i cambiamenti climatici e i loro effetti? E che cosa vorreste che fosse fatto di più in città? Ecco. Allora, sicuramente noi siamo stati molto fortunati nel corso di questo anno scolastico, perché abbiamo affrontato approfonditamente questo problema dei cambiamenti climatici.
Con Davide a scuola abbiamo tenuto dei corsi in cui lui ci ha spiegato l'utilizzo dei forni solari, che sono comunque oggetti molto molto importanti perché ci permettono di utilizzare l'energia direttamente del sole. Inoltre noi come classe ci stiamo mobilitando in questi giorni per cercare di avere nelle nostre classi tutti i bidoni per poter fare la raccolta differenziata. Per esempio nella mia classe prima c'era solo il bidone della carta e il bidone normale dell'indifferenziata e le carte della merenda e le bottigliette d'acqua venivano buttate senza neanche guardare in che bidone, nel bidone giusto. Quindi questo è molto importante. Inoltre io stessa prima mi muovevo molto in motorino e in macchina e adesso sto cercando di muovermi il più possibile a piedi, in bicicletta o utilizzando i mezzi. Però abbiamo tantissime piste ciclabili, quindi possiamo usufruire del trasporto attraverso delle biciclette, quindi è molto importante anche per noi giovani comunque che ci spostiamo in motorino e in macchina avere questo tipo di mezzo per spostarci. Sì, io da qualche mese ormai cerco di seguire una dieta che evita il consumo di carne industriale perché ho saputo che la carne industriale ha un forte impatto sul sistema, sull'ambiente, e inoltre cerco di accumulare rifiuti non riciclabili e cerco di accumularli e non buttarli e cercare di tenerli a casa mia in un barattolo. E inoltre credo che all'interno della scuola si debba evitare il consumo, si debba proprio limitare, se non estinguere, il consumo di plastica, ad esempio nei refrigeratori e all'interno delle classi, e soprattutto noi come scuola facciamo una festa di istituto a fine anno, e secondo me quest'anno sarebbe molto bello se l'iniziativa del Mamiani come scuola fosse quella di eliminare almeno per quella festa l'utilizzo di plastica. E inoltre secondo me sarebbe molto, molto interessante se all'interno della scuola si promuovessero i mezzi pubblici attraverso abbonamenti, promozioni, per cercare di evitare anche da parte degli studenti il consumo di carbone fossile usando i motorini, e quindi cercare di limitare l'impatto ambientale soprattutto da parte degli studenti. E questi, diciamo, sono i miei desideri e quello che vorrei che la mia scuola e il mio istituto cercasse di fare. Benissimo, grazie per le vostre risposte, ragazzi. Allora speriamo che queste azioni vengano messe in pratica il prima possibile e nel modo più efficiente possibile. Grazie. Grazie, grazie a voi. Buongiorno, eccoci al secondo appuntamento delle video interviste sui cambiamenti climatici all'interno del progetto europeo IDEAL, di cui il Comune di Pesaro è partner. E ancora una volta siamo al Liceo Classico Mamiani. Io sono Davide Bianchini dell'Associazione delle Sentinelle dell'Energia e oggi intervisterò altri studenti delle classi terze del Liceo Classico, terze e quarte del Liceo Classico Mamiani. E come l'altra volta chiederò loro e che cosa sappiano dei cambiamenti climatici, quali azioni stiano mettendo in atto e quali vorrebbero avviare in futuro per contribuire a ridurre l'impatto dei cambiamenti climatici e che cosa vorrebbero che fosse fatto di più in città. E cominciamo quindi con il primo intervistato. Abbiamo con noi Pietro. Prego. Negli ultimi tempi ho avuto la possibilità di informarmi abbastanza riguardo al tema dei cambiamenti climatici e credo che fondamentalmente si tratti non di un problema ambientale ma piuttosto di un problema umano, quantomeno dell'incapacità dell'uomo di regolarsi con le risorse naturali che sono a nostra disposizione. Che cosa ho fatto in questi ultimi tempi? Qualcosa, forse non abbastanza. Fondamentalmente credo che noi dobbiamo imparare a gestire in maniera più responsabile
il patrimonio naturale che ci è dato. E nel mio piccolo ho utilizzato di meno la macchina, ho piantato un albero qualche settimana fa, quindi mi sento una persona buona per questo. A questo. Grazie Pietro, e adesso siamo intervistato, andiamo. Virginia. Prego. Sì, anche io ritengo che per quanto riguarda i cambiamenti climatici ognuno possa fare qualcosa per arginare questo problema, anche se naturalmente non è una cosa facile. Per quanto riguarda la nostra città, ritengo che sia importante magari per i prossimi anni limitare l'accesso per esempio delle automobili nel centro storico, o comunque far sì che sempre più persone utilizzino i mezzi pubblici o la bicicletta. Questo potrebbe essere un piccolo esempio grazie al quale le cose potrebbero migliorare, e, anche se naturalmente appunto, è un percorso lungo che però dobbiamo cercare di fare insieme, sempre sensibilizzando il più possibile le persone e informandole. Grazie Virginia. Adesso andiamo Filippo. Prego. Anch'io, come gli altri, ultimamente ho cercato di informarmi di più sul problema riguardo al problema ambientale, soprattutto perché siamo vicini alle elezioni, quindi dovremo scegliere chi votare anche in base a quelle che definiamo siano le nostre esigenze. E sicuramente i cambiamenti climatici sono un problema che io ritengo almeno fondamentale, perché è un problema che riguarda la nostra sopravvivenza in questo pianeta, un pianeta che ha delle risorse finite e noi dobbiamo imparare a gestirle in modo adeguato per evitare di ritrovarci un giorno con delle crisi che non riguardano soltanto l'energia, ma riguardano anche il cibo, l'acqua e tutte quelle risorse che sono necessarie alla nostra sopravvivenza. E, ovviamente non si fa abbastanza, sicuramente, ma neanche io personalmente faccio abbastanza, dovrei fare di più. Ho regalato un albero a Pietro la settimana scorsa, però ovviamente è un minimo in confronto a tutto quello che dovremmo fare. Dovremmo piantare molti più alberi, dovremmo smettere di utilizzare le macchine il più possibile, dovremmo mangiare cibi diversi, non cibi industriali, non ottenuti attraverso l'inquinamento, ma sono dei passi molto difficili da compiere e purtroppo il tempo non è molto. Grazie Filippo. Adesso andiamo. Salve, sono Riccardo. E sicuramente quello che si sta facendo non è abbastanza. Questo è poco ma sicuro. Ma quello che proponiamo è tanto. Noi come scuola cerchiamo di adoperarci da un punto di vista ambientale. Stiamo cercando di fare una riqualificazione con dei soldi che dovrebbero arrivare dalla provincia di tutto l'impianto energetico per evitare sprechi anche da un punto di vista di caloriferi e di neon. Poi vorremmo mettere dei distributori di acqua diciamo automatici per evitare lo spreco di bottigliette di lattine e diminuire il carico dei rifiuti prodotti dagli studenti. E soprattutto in questi mesi abbiamo organizzato come studenti una marcia il 15 di marzo e venerdì 15 di marzo, che è stata in contemporanea in tutto il mondo, e abbiamo lavorato per sensibilizzare le persone, perché in questa scuola si spreca tanta energia, tanta luce, tanto calore, tanta acqua e tanta plastica. E quello che vogliamo fare è tanto. Quello che chiediamo invece dal comune è di essere più verde, di essere ecosolidale, di poter di migliorare quello che ha e non di cambiarlo radicalmente. Dobbiamo migliorare e far vedere che possiamo fare. Come dico spesso, un comune biodegradabile. Grazie Riccardo, e adesso andiamo. Salve, sono Eleonora e anche io volevo parlare principalmente di quello che dovremmo fare noi ragazzi nel nostro piccolo per far fronte ai cambiamenti climatici. Vediamo soprattutto in quest'ultimo periodo come in Italia questo cambiamento climatico ha portato anche alla distruzione soprattutto di raccolti, ad alluvioni,
quindi a perdere anche di milioni di euro per le modifiche. E nel nostro piccolo, noi ragazzi potremmo anche semplicemente fare gesti quotidiani come la raccolta differenziata, o magari soprattutto per noi ragazze chiudere l'acqua della doccia quando si insaponano i capelli. Cose molto semplici che però, se fatte tutti i giorni, se fatte bene, se fatte da tutti, possono veramente cambiare il mondo. Soprattutto in questo momento in cui, per mandare avanti la popolazione mondiale, servirebbe una terra e mezzo. Questa terra e mezzo non ce l'abbiamo, abbiamo solamente la nostra, quindi dobbiamo preservarla perché ci viviamo, è la nostra vita. Grazie. Grazie, Leonora. Volevo concludere dicendo che questi ragazzi hanno usato spesso il termine che è nel nostro piccolo o nel poco che possiamo fare, però bisogna ricordare che ogni piccolo gesto fa la differenza e loro sono nella condizione ideale. Grazie. Grazie ancora e alle prossime.